Ma arriviamo e non mangiamo. Tu sai che ha giocato a filetto e lui entra a fiancata, madonna. Dove siamo? Già niente, a Riccia. A Riccia dove? Nel posto migliore? Fraschetteria Bianchi. Fraschetteria. Fraschetteria. Le fraschette, no? È la migliore. Chi è la fraschetteria? Le fraschette, no? Perché si dice fraschetteria? Mettiamo il capo. Allora, si dice fraschetta perché così, prima i contadini, dopo la vendemmia, aprivano i locali per far bere alla gente, no? Dove andavano lì, se mettevano seduti, se facevano la partita a carte, se bevevano il litro, il mezzo litro. Ma il locale in che senso? Era il locale di casa? L'osteria. Cioè, un locale proprio dove mettevano il vino, non era così. E quando che aprivano questo locale, mettevano una frasca di alloro sopra per indicare che il locale era aperto, capito? Che potevano andare a bere. E allora da questo deriva la parola fraschetteria. Ma dici una cosa, siccome tu sei il boss, ma come mai che questa fraschetteria, cioè il top del top, se mangia la grande, se... come mai? Qual è il segreto? Perché noi veniamo da una famiglia professionale e siamo stati i primi che abbiamo aperto in questa strada. Oh, ma t'ha lasciato però i tuoi figli, t'ha lasciato sempre solo, sei tu qui, come mai, dov'è la figlia? Perché mi mantengo bene, io la sera sto qui e faccio le punture di gioventù, tutti questi ragazzi mi fanno le punture di gioventù. Ma stai benissimo infatti, complimenti.